Il liceo scientifico Riccardo Nuzzi di Andria ha ospitato il 17° appuntamento del progetto Moro Vive, l'iniziativa del Consiglio regionale che avvicina i giovani delle scuole superiori pugliesi al pensiero, al ruolo e alla figura del grande statista di Maglie. Relatore di fronte a tanti studenti delle classi quinte e quarte, l'onorevole Gero Grassi, proponente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro e organizzatore del progetto, nonché promotore nelle scuole pugliesi. All'onorevole il compito di presentare ai giovani un'immagine di Aldo Moro lontana dalla mera cronaca nera del suo assassinio. Moro insegna ai cittadini e insegna che la stagione dei diritti deve coniugarsi a quella dei doveri, perché senza la coniugazione di diritti e doveri il paese crolla. Moro insegna anche che la scuola si deve fondare sul merito e non sul reddito. E senza scuola non c'è futuro, non c'è pace. C'è una richiesta spaventosa delle scuole pugliesi perché il pensiero di Moro è non il passato, ma il futuro. Ad introdurre l'incontro il docente Paolo Farina, convinto che la figura di Moro possa ancora ispirare gli studenti di oggi, al di là di qualsiasi tempo storico. Il liceo è tradizionalmente la casa di quanti vogliono contribuire ad arricchire il bagaglio culturale dei nostri studenti. Questa iniziativa si chiama Moro Vive, credo che il titolo si commenti da sé. Davvero il pensiero di Moro non solo è attuale, ma è capace di ridare una speranza ai nostri giovani. Il dramma è che molti nominano Moro, ma non sanno chi sia stato veramente. Quindi occasioni come queste sono importanti per aprire uno spiraglio di conoscenza per i nostri giovani.